Buonasera a tutti i web spettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Open Market, Spazio Economia e Mercati, che va in onda sulla web TV Liberi TV. E di nuovo Alfredo Pauciulo che vi parla e stasera, come al solito, ogni 2 settimane facciamo il punto dei mercati finanziari alla luce degli eventi politici ed economici che si sono avuti soprattutto a livello nazionale, ma con uno sguardo anche a livello internazionale. E partiamo quindi subito da quelle che sono le novità sullo scenario internazionale, sia a livello politico che macroeconomico. Innanzitutto abbiamo di nuovo una esasperazione politica del conflitto in Europa, laddove laddove Olli Rehn ha bacchettato di nuovo l'Italia, stavolta però per la prima volta ricevendo delle risposte abbastanza aspre sia dal Presidente della Repubblica Napolitano sia dal Presidente del Consiglio Letta, quando questi hanno risposto che Rehn non può esagerare nel dire che l'Italia, nonostante le misure intraprese sinora, potrebbe ancora trovarsi in difficoltà nel rispetto dei vincoli di bilancio e del fiscal compact inseriti in Europa e accettati dagli Stati membri dell'Unione Monetaria. Quindi questo, a nostro avviso, lascia segnare segna una prima modifica della linea politica in Europa, in particolare di un paese che finora era considerato un cosiddetto pigs maiale, quindi un paese non attendibile economicamente come l'Italia, rispetto al resto dell'Europa. Dall'altra parte dell'oceano abbiamo che Standard & Poor's, sempre rispetto all'Europa, invece insieme ad altri analisti finanziari, ha messo in guardia del fatto che in Europa il vero paese ad avere problemi potrebbe essere invece la Francia. D'altro canto, invece, abbiamo i dati macroeconomici usciti un po' in tutta Europa che ci lasciano vedere che non solo oggi ci sono i paesi dell'Europa periferica, dell'Europa che comunque i paesi europei che finora erano considerati quelli più disagiati economicamente come l'Italia, Grecia e la Spagna, ma inizia anche a rallentare abbastanza l'economia tedesca, oltre che quella francese. Beh, in questo quadro di rallentamento di tutta Europa che ci aspettavamo, viste le politiche del rigore che ci sono state in Europa, con un drenaggio fiscale ai danni dei cittadini, soprattutto di quelli che consumano di più, ebbè, in questo scenario è chiaro che inizia ad esserci un malcontento che monta sempre di più e che se non trova risposta in un'azione politica coordinata da parte di tutti i governi europei, che veda un cambio di rotta nella politica economica che vada verso una espansione dell'economia, quindi con la fine del drenaggio fiscale ai danni dei cittadini, beh, se non vi sarà questa svolta, sarà solo l'ennesima finzione, l'ennesimo litigare tra guardie e ladri che poi alla fine si ritroveranno insieme sullo stesso tavolo, è chiaro che non ci sarà e non ci potrà essere un cambio della situazione economica e vedremo gli indicatori macroeconomici rallentare sempre di più. D'altro canto, che l'Italia subisca questo drenaggio fiscale in maniera pesante, ce lo conferma un bollettino statistico uscito della Banca d'Italia, uscito proprio ieri e che oggi è stato propagandato un po' da tutti i mezzi di informazione, laddove la Banca d'Italia segnala che l'Italia è uno dei paesi europei con il maggior tasso di pressione fiscale. Siamo attorno al 44%, a pari della Norvegia, molto al di sopra degli altri paesi che sono in condizioni economiche disagiate. Però il nostro essere a pari con la Norvegia pone una differenza fondamentale rispetto a questo paese e ad altri che hanno un carico fiscale anche superiore al nostro, e cioè che
mentre in Norvegia e negli altri paesi con carico superiore, fiscale superiore al nostro, i servizi sono tali da ricompensare il cittadino per questo carico fiscale, in Italia invece ciò non accade. Quindi è chiaro che tutta questa esasperazione di differenze economiche, sia a livello di servizi sociali, sia a livello di tassazione, e qui, di conseguenza di output economici, tutta questa differenza esasperata tra i vari paesi può mettere in pericolo l'Europa politica. E come sempre stiamo dicendo negli ultimi mesi, anzi ormai da più di un anno, a nostro avviso è utile e forse è arrivato il momento di pensare a un'Europa politica con un governo politico e che abbia una fiscalità generale che non sia così diversa da Stato a Stato e che invece abbia una visione generale di tutta l'Europa, poiché se non questo non dovesse avvenire a breve, è chiaro che queste differenze fiscali non potrebbero sopportare invece una politica monetaria unica che è fatta sull'euro. Quindi ciò potrebbe provocare sul lungo termine non il collasso dell'euro, semplicemente la rottura dell'area euro, semplicemente perché gruppi di paesi non sosterrebbero più lo stare in una moneta a cui non corrisponde poi una comune politica fiscale. Dal punto di vista della politica monetaria europea, registriamo quanto affermato dal presidente della BCE, Mario Draghi, giovedì scorso, nel corso della riunione della BCE, laddove Draghi anzi, ha detto a chiare lettere, più che fatto capire, che è pronto ad ulteriori misure per dare liquidità all'economia europea, e bacchettando anche le banche, laddove ha finalmente affermato ciò che gli operatori sapevano da tempo, cioè che la liquidità immessa in precedenza dalla Banca Centrale Europea nel sistema è andata soprattutto alle banche, e queste non hanno girato questa liquidità all'economia reale, ma semplicemente hanno usato questa liquidità per acquistare titoli di Stato soprattutto, e aggiungiamo noi, cosa non detta, chiaramente non poteva dire il Presidente della BCE, e soprattutto anche titoli bancari, propri titoli sul mercato. Quindi Draghi ha detto di essere pronto a immettere nuova liquidità, di farlo anche con strumenti diversi dal passato. Ricordiamo che il passato ha immesso liquidità sia abbassando i tassi, sia con l'LTRO, cioè le operazioni di rifinanziamento a lungo termine. Per dire, se ha affermato che ha anche nuovi strumenti, è chiaro che bisogna pensare anche a possibilità di finanziamenti a breve termine o altro tipo di operazioni di finanziamento speciale, oltre che a ulteriori abbassamenti di tassi, si potrebbe pensare anche a un tasso negativo, così come si sta pensando dall'altra parte dell'oceano, da parte della Federal Reserve, di poter applicare i tassi negativi. Il che significherebbe che le banche, per depositare i soldi presso la BCE e presso la Federal Reserve, piuttosto che ricevere interessi, riceverebbero dovrebbe si troverebbero costrette addirittura a pagare qualche cosa alle banche centrali. Questo dovrebbe spingere, secondo i banchieri centrali, dovrebbe spingere le banche a non mantenere i soldi presso le banche centrali, ma piuttosto a prestarli, e quindi laddove non riescono più ad acquistare titoli di Stato o nuovi titoli bancari, con l'eccesso di liquidità dovrebbero portarlo dovrebbero girarlo a credito delle imprese e dell'economia reale. Anche se questo chiaramente potrebbe sembrare un fatto logico, ma non è detto che avvenga, poiché le banche potrebbero, rispetto a un rischio nel fare credito all'economia reale, rispetto a dei rischi, stante la situazione attuale e anche l'attuale politica fiscale, potrebbero, anziché nonostante tutto, decidere di pagare qualche cosa alle banche centrali pur di non rischiare di perdere il denaro messo in prestito. E quindi, rispetto a questo scenario, anche l'eventualità di grosse
grossi interventi sulla liquidità da parte della BCE, è chiaro che la politica fiscale di tutta Europa resta il perno principale attorno al quale ruota tutta la questione dell'economia europea e quindi del suo risollevamento. Allo stesso tempo, poi, sul settore, per quanto riguarda il settore bancario privato, delle grosse conglomerate private, finalmente si ha un elemento di chiarezza e di verità anche su quello che è stato lo scandalo Euribor scoppiato lo scorso anno, laddove furono accusate alcune banche di aver manipolato il tasso Euribor, che viene sostanzialmente stabilito in una camera assembleare in cui ci sono i rappresentanti delle banche principali che decidono quotidianamente qual è il tasso al quale si scambierebbero dei crediti tra di loro sulle varie scadenze, a partire da dalle scadenze giornaliere fino alle scadenze pluriannuali. Ebbene, è emerso con chiarezza e senza ombra di dubbio, e per questo la Commissione europea ha sanzionato queste banche, è emerso il fatto che i rappresentanti di queste banche si sono messi d'accordo in passato per manipolare il tasso, cioè dichiarando i tassi a cui avrebbero preso a prestito, dichiarando dei tassi diversi da quelli a cui poi effettivamente avrebbero preso a prestito con denaro dalle altre banche. Questo scandalo ha toccato soprattutto, non ha toccato banche italiane, ma ha toccato soprattutto le maggiori conglomerate mondiali, che poi sono quelle che vanno a stabilire, che hanno i maggiori rappresentanti per stabilire questo tasso. Tra questi abbiamo le due banche inglesi, la Barclays e la Royal Bank of Scotland, ma benché la Barclays, avendo in passato già messo le proprie colpe e avendo già provveduto al pagamento, non è stata sanzionata, mentre la Royal Bank of Scotland è stata sanzionata, insieme ad essa Deutsche Bank e anche alcune banche statunitensi. Inoltre, è stato sempre a carico di queste stesse banche, è stata portata l'accusa che altre manipolazioni sono state effettuate dalle stesse, e quindi non solo sull'Euribor, ma addirittura sono stati manipolati i tassi di cambio, poiché questi grossi conglomerati bancari hanno in determinati orari del giorno, quando c'è meno liquidità sul mercato, per esempio di sera e di notte sul mercato dell'euro o piuttosto su altri, del dollaro in prima mattina o comunque in tarda nottata. Ebbene, in questi orari in cui è più facile, c'è meno liquidità e quindi è più facile manipolare il mercato, hanno agito di concerto in una direzione o in un'altra per manipolare il mercato di varie valute principali al rialzo o al ribasso. E questo è a tutti gli effetti è un reato di aggiotaggio, è un reato che è punito penalmente in Italia, ma che è reato di tipo penale non solo in Italia, ma nei maggiori paesi occidentali, ivi compresi gli Stati Uniti, laddove viene chiamato abuso di mercato. Ebbene, rispetto a tutta questa situazione, poi ci troviamo in una situazione politica in cui la Corte Costituzionale ammette per la prima volta dopo anni che questa legge, il Porcellum, la legge elettorale del Porcellum, è una legge incostituzionale, per cui in qualche modo sancisce il fatto che l'attuale Parlamento, in qualche modo, e anche gli atti di questo attuale Parlamento, siano in qualche modo inficiati da un vizio di legittimità, benché poi il Presidente della Repubblica, subito proprio paventando questo problema, ha rimarcato che assolutamente non ci debbono essere, non debbono essere considerate queste legittimità, poiché al tempo in cui le elezioni sono avvenute tutti hanno operato con la buona fede rispetto a una legge che in quel momento era vigente e sulla quale la Corte Costituzionale ancora non si era pronunciata. Ma è chiaro che tutto questo, a livello locale d'Italia, a livello globale, europeo e occidentale tutto,
chiaro che tutto questo sta provocando una serie di situazioni caotiche. Basti pensare anche a quello che sta accadendo in Ucraina tra i pro e contro euro, basti pensare a tutte le altre parti del mondo vicine o meno all'Occidente, in cui ci sono scontri in atto su una questione di linea geopolitica, ivi comprese tutte quelle zone che fino a qualche mese fa sentivamo di cui sentivamo parlare per telegiornale, che sono state momentaneamente, tra virgolette, dimenticate o avvissate, come il caso della Siria, dell'Egitto o anche della Turchia. È chiaro che queste grosse frizioni geopolitiche rispetto a possibilità di cambi geopolitici stanno provocando dei grossi sommovimenti tra i poteri. Ciò che però emerge soprattutto è che tutto questo avviene soprattutto con una grande perdita di immagine da parte dei politici e da parte degli operatori dei mercati finanziari, soprattutto degli operatori delle banche centrali e dei grossi conglomerati finanziari. Il rischio che si corre è che se continua questa tendenza, è chiaro che rispetto all'incertezza provocata da queste frizioni e anche dalle azioni dalle azioni politiche messe in atto per contrastare queste frizioni, è chiaro che potremmo trovarci in una situazione abbastanza caotica tale da favorire uno slittamento del denaro dal settore pubblico al privato. Cioè, quindi più là questo, un esasperarsi di questa situazione potrebbe provocare, quindi questi iniziamo a entrare in un aspetto più operativo della nostra trasmissione, questa tendenza ci deve lasciare intuire che da qui a medio termine, nel giro di alcuni anni, rispetto a queste tendenze geopolitiche in atto, ci potremo trovare un grosso deflusso di capitali dal settore pubblico, quindi dall'investimento in obbligazioni, in titoli di Stato oppure in fondi pensioni controllati dallo Stato. Potremmo trovare questo deflusso da parte dei cittadini o di chi ha il capitale verso invece il settore privato, e quindi ci potremmo trovare con vendite di titoli di Stato per acquisire a fronte di acquisti di titoli di aziende private che riescono ancora a far utili nonostante la crisi, o anche delle stesse azioni. Questo è stato uno dei motivi che ha spinto al rialzo fino alla settimana scorsa i listini azionari. Listini azionari che dopo questa salita degli ultimi mesi si sono presi una pausa, e in Italia hanno avuto un corposo ribasso nel corso della settimana scorsa, che oggi è stato solo in minima parte recuperato. Questo ribasso che c'è stato apre uno scenario di ulteriori ribassi, almeno sul mercato italiano, laddove, avendo raggiunto un massimo relativo di mercato italiano attorno ai 19.500 punti, oggi invece si è trovato a chiudere a circa 18.100 punti. Ebbene, questa perdita del 5%, del 6% circa, fa sì che dia un'indicazione di inversione momentanea della tendenza di rialzista che c'era in atto, e questa tendenza potrebbe nelle prossime settimane proseguire almeno fino al livello di 17.700 punti, e addirittura estendersi fino attorno anche ai 16.500, all'area dei 16.500 punti. L'aspettativa per il più breve termine è che la settimana prossima si abbia un recupero dei prezzi dei corsi azionari, giusto per dire, affinché soprattutto chi opera al ribasso senza avere i titoli andrà a ricoprirsi probabilmente già inizio settimana prossima, per portare a casa i guadagni che ha fatto in queste ultime settimane. E questo potrebbe provocare un rialzo momentaneo dai 18.000 ai 18.100 punti fino attorno ai 18.500-18.600
4.600 punti, da lì poi dovrei ripartire di nuovo la tendenza settimanale ribassista che potrebbe portare i corsi, come diciamo, almeno anche fino al livello di 16.700-16.500 punti. È chiaro che se poi dovesse essere rotto anche questo livello che indichiamo, quest'ultimo livello di 16.500-16.700 punti, ci troveremo rotto questo livello ad una vera e propria inversione del trend a più lungo periodo. E quindi ci troveremo a un'inversione del trend su base mensile. Ma fino a che regge la soglia dei 16.000 punti, dei 16.500-16.700 punti, questo ripasso può essere, anzi è una grossa occasione di acquisto per ulteriori rialzi che potremo avere in futuro rispetto a questo deflusso di capitali dal settore privato che andranno sempre di più, a nostro avviso, dal settore pubblico, che andranno sempre di più, a nostro avviso, sul settore privato. Questo anche in considerazione della politica di tassi bassi che continueranno a fare le banche centrali, perché i grossi capitali chiaramente sono in cerca di rendimenti molto più allettanti rispetto ai pochissimi decimali di percentuale che ora vengono pagati da titoli di Stato ad alta qualità, considerati ad alta qualità come quello degli Stati Uniti, come i Treasury Bond degli Stati Uniti e come ancora il Bund tedesco. Sinceramente, io a questi tassi bassi non rischierei, rispetto a una situazione che può sempre compromettersi, anche io non rischierei rispetto a questo tasso di interesse che danno, non rischierei di tenerli in mano agli Stati, piuttosto invece andrei a vedere quali sono delle buone occasioni in termini di obbligazioni societarie o in termini di azioni che possono produrre dei rendimenti interessanti in termini di dividendi o di cedole staccate. E questo sarà quello che potrà ancora alimentare il rialzo degli listini azionari. Per cui, ripetiamo, monitorare con attenzione l'area dei 16.500-16.700 punti dei FTSE MIB dal lato ribassista. Se tiene quest'area è consigliabile acquistare azioni, come sempre stiamo dicendo ormai da un paio d'anni, di aziende produttrici di beni a domanda più o meno rigida e di aziende produttive quindi come alimentari, farmaceutici, aziende che distribuiscono energie e producono energia e altri materiali di base comunque strettamente necessari per la produzione, anche se le produzioni dovessero calare, e anche poi invece il settore del lusso, perché poi gli altri settori che diciamo vanno ad offrire beni per chi ha grandi capitali e che comunque in questa crisi, nonostante tutto, non sta subendo grossi colpi. Allo stesso tempo questo scenario che comporta che sul mercato statunitense, allo stesso modo che nel mercato nostrano, si è avuto un massimo sullo Standard & Poor's attorno ai 1.813 punti, e nella scorsa settimana anche lo Standard & Poor's, comunque meno volatile del nostro indice azionario, ha comunque perso circa un punto percentuale e attualmente viaggia attorno ai 1.800 punti, anche se in questo momento si appresta una chiusura attorno ai 1.803 punti, in rialzo dell'1% rispetto al minimo di ieri attorno ai 1.780 punti a cui era sceso. E quindi diciamo, già sta anticipando probabilmente la tendenza della prima parte della prossima settimana, che sarà per un rimbalzo dei corsi, per quello che poi potrebbero vedere invece di nuovo questa ulteriore discesa. E sullo Standard & Poor's, quindi l'ulteriore discesa ci potrebbe essere, a nostro avviso, rispetto alle nostre analisi, fino attorno ai 1.720-1.730 punti. Sotto i 1.700 punti, anche per lo Standard & Poor's 500 per il mercato americano, si avrebbe una inversione della tendenza di medio periodo sull'azionario, e anche lì, quindi quel livello come i 16.700-16.500 di FTSE MIB italiano, quello è il livello chiave al quale o acquistare azioni o
o al di sotto del quale invece non acquistare, addirittura pensare di scaricare qualche cosa perché la tendenza si inverte. Scaricare qualche cosa ovviamente sempre se si ha di meglio da comprare, altrimenti converrebbe piuttosto coprirsi, cioè mantenere le azioni che danno dei buoni dividendi, magari comprare delle opzioni con dei livelli di prezzo più in basso, in modo che se si dovesse avere un grosso ribasso dei mercati azionari, si mantengono le azioni, ci danno i dividendi, ma si copre il ribasso dei prezzi avendo acquistato queste assicurazioni. Allo stesso modo, in questo scenario, le materie prime, in particolare anche l'oro, nonostante la buona domanda di oro che c'è ancora dalla Cina e dall'India, la domanda di oro in uno scenario deflazionistico del genere in Occidente sta comunque provocando ulteriori ribassi dell'oro, così come avevamo già indicato nelle scorse settimane. Infatti, l'oro ha perso il livello chiave dei 1250 punti. E attualmente sta veleggiando al di sotto di questo livello, tra il minimo relativo degli ultimi anni, che è 1180 punti, e 1250 punti, che era il livello precedente a cui che sosteneva i prezzi. In termini di euro, invece, addirittura è arrivato a perdere il minimo relativo, arrivando fino a un prezzo di 870 dollari, 890 dollari all'oncia. L'attesa anche sull'oro per un rimbalzo nella prossima settimana, un rimbalzo che potrebbe attestarsi fino attorno ai 1250 punti, ma non pensiamo che possa andare oltre, per poi invece ripartire al ribasso insieme ai mercati azionari e andando a fare nuovi minimi al di sotto dei 1180 dollari l'oncia, e attualmente diciamo che potrebbe questa tendenza al ribasso portarsi anche fino attorno ai 1100 dollari l'uncia o ai 1090 dollari l'uncia. Il punto di svolta al rialzo, invece, laddove l'oro potrebbe indicare un cambio di tendenza di medio periodo, di più lungo sul livello mensile, si situa attualmente attorno ai 1315-1320 dollari l'uncia. Se dovesse superare, qualora non ce l'aspettiamo in questo momento, questo livello di prezzo, allora potremo assistere ad alcuni mesi di rialzo dell'oro, ma se non dovesse essere superato quel livello e invece i corsi dovessero continuare a stazionare attorno al di sotto dei 1250 punti o anche al di sotto dei 1300, ma noi pensiamo piuttosto che invece non riesca, salvo essere smentiti, che non dovesse difficilmente superare i 1250-1260 dollari l'uncia. Da lì, quindi, se non dovesse superare questi due livelli, il 1250 e il 1260, il 1315 e il 1320, è chiaro che per loro si apre sicuramente uno scenario ribassista che va attorno almeno ai 1100-1090 punti, per poi poter, nel lungo periodo, nel più lungo, in un periodo un po' più lungo, arrivare anche fino attorno ai 1000 dollari all'oncia. In questo scenario, poi, abbiamo il rapporto euro-dollaro, il cambio euro-dollaro, che come da sempre negli ultimi mesi sta viaggiando abbastanza disallineato da quelle che erano le correlazioni storiche, almeno negli ultimi 7-8 anni, rispetto ai mercati azionari. Infatti, nonostante i ribassi dell'ultima settimana, abbiamo assistito a un rialzo dell'euro-dollaro che si appresta a chiudere questa settimana sui massimi a livello di 1,3710, il prezzo battuto in questo da 1,3710, il prezzo battuto in questo momento, e quindi si avvia, dopo aver fatto il massimo alla settimana scorsa, attorno ai 1,33, livello a cui indicavamo potesse partire il rimbalzo, al di sotto del quale invece si sarebbe invertita la tendenza di breve periodo. Ebbene, si riporta al rialzo nonostante i ribassi, diciamo, sui mercati azionari, e quindi si disallinea da questo andamento, e per portarsi all'attacco del massimo relativo precedente di 2 mesi fa, cioè del mese di ottobre, in cui aveva fatto registrare un massimo attorno a 1,38 e 30.
Beh, se dovesse superare questo livello di 1,38,30, addirittura 1,38,50, il rialzo potrebbe continuare molto agevolmente fino al livello di 1,41,60. Questi due livelli chiave al rialzo, quindi 1,38,60 e 1,41,60, e soprattutto superare il livello di 1, eventualmente il livello di 1,41,60, si aprirebbe uno scenario di grossa inversione di tendenza a favore dell'euro contro il dollaro, poiché da quel livello in poi potrebbe partire una grossa tendenza rialzista nell'ordine delle decine di punti percentuali, non dei pochi punti percentuali in cui oscilla negli ultimi anni il rapporto euro-dollaro. Questa è una cosa che poi magari un'analisi che affronteremo più là, laddove si dovesse presentare in maniera più evidente questa possibilità, in modo da dire quali sono gli scenari possibili. Allo stesso tempo, le indicazioni al ribasso arriverebbero nel momento in cui il livello di 1,33 del mese scorso, di minimo di 1,33 del mese scorso, dovesse essere violato al ribasso. A quel punto, violato al ribasso il livello di 1,33, potremmo avere un'estensione dei prezzi al ribasso fino al livello anche di 1,26-1,25. In qualsiasi caso, fino al mantenimento del livello di 1,25-1,26, non sarebbe compromessa la tendenza al rialzo di lungo periodo che l'euro ha nei confronti del dollaro. E quindi da questo punto di vista conviene in questo momento investire, mantenere gli euro che si hanno in portafoglio e se si hanno dei dollari venduti, mantenerli ancora in vendita i dollari. Per prendere nuove posizioni è consigliabile o attendere la rottura di 1,38,60 per avere un rialzo di pochi punti percentuali fino a 1,41,60, o invece attendere un ritorno verso l'area di 1,33 e vedere se mantiene quest'area per poi riacquistare di nuovo per rimettersi al rialzo, cioè quindi comprando il cross euro-dollaro, comprando euro e vendendo dollari. O eventualmente poi se dovesse rompere 1,41,60, ma ipotizziamo che ciò non avvenga nel corso di un paio di settimane, ma se dovesse essere questo, se dovesse capitare, acquistare senza indugio al di sopra di questi livelli. E, ecco, come al solito, il tempo mentre parliamo di queste cose sembra non aver detto nulla, e invece anche oggi il tempo è andato via in un batter d'occhio, oserei dire, e quindi fermiamo qui le nostre analisi e invitiamo i web spettatori, come sempre, se non avessero trovato soddisfatti delle loro perplessità o domande o loro curiosità che avevano o che si aspettavano da questa trasmissione sui mercati finanziari, sulla geopolitica e sulla politica economica internazionale, invitiamo i web spettatori, come sempre, a inviarci una mail alla redazione di web di Liberi TV che ci verrà girata e eventualmente, dopodiché risponderemo in trasmissione nella prossima puntata. A questo punto, quindi, non mi resta che augurarvi una buona serata e un buon fine settimana e darvi di nuovo appuntamento con Open Market, Spazio Economia e Mercati, a fra 2 settimane. Un arrivederci e una buonasera a tutti da Alfredo Fauciullo e da Liberi TV.